Buon pomeriggio, ben arrivati in diretta negli studi di Telepace, apriamo la nostra trasmissione. Quest'oggi parlando della Val di Vara lo faremo attraverso le eh, ricerche condotte da Sergio Gaborovec che è qua nostro ospite. Benvenuto, buon pomeriggio, recentemente insignito del premio Ivon Palazzolo proprio per le sue ricerche sulla Val di Vara. E tra poco avremo modo appunto di farci raccontare alcuni aspetti e anche particolarità di questa, eh, di questa terra, di questi eh, paesi. Ma eh, come sapete, il nostro buon pomeriggio ha anche una postazione in esterna. Ogni giorno Maurizio Garrefa ci presenta una realtà diversa del nostro territorio. Oggi è andato a Sestri Levante. Allora, buon pomeriggio, Maurizio. Grazie Cristina, buon pomeriggio a tutti avevamo visitato i corsi di cultura di Chiavari siamo andati a Rapallo per visitare l'Accademia Culturale non potevamo non venire a Sestri Levante dove ci sono i corsi di cultura per tutte le età qui al punto di incontro coppia di via Fico siamo con la Presidente Franca Alfisi buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti allora, in un flash in questo locale che vedete alle mie spalle che cosa fate? diciamo che proponiamo ai nostri associati eh, le informazioni più varie eh, la cultura nel senso generale della parola, non solo letteratura formazione, ehm, arte, cultura, medicina, di tutto e di più. Noi siamo curiosissimi. Bene, allora dopo approfondiremo questo discorso, tra l'altro avete compiuto la maggior età, quindi siete ormai anche un ente autonomo. E siamo diventati autonomi, con i 18 anni, ecco, esatto. non ci dimentichiamo le nostre origini, eh, perché insomma i 17 anni precedenti sono stati una bella scuola e ci hanno insegnato tanto. Certo. Ecco. Bene, allora dopo lo spiegheremo, ora la Lina può tornare allo studio. A dopo Cristina, a te. Grazie grazie a Maurizio, rientriamo in studio, come è detto parliamo della Valdivara, il sabato 2 aprile è stato assegnato il premio Yvonne Palazzolo qui a Chiavari, un premio che va a riconoscere la promozione della ricerca storica, archeologica, geologica e etnografica in Liguria. Sergio Gabrovet ha ricevuto questo premio proprio per le sue ricerche in Valdivara. Una passione quella per la che eh, deriva anche da, diciamo così, da una eh, discendenza familiare. Sì, certo, il cognome eh, sembrerebbe dire il contrario: mio padre era di origine triestina, però per il cepo materno sono originario di Buto, che è una frazione del comune di Varese Ligure. E, la nostra la, la passione in effetti è nata da tantissimo tempo già. La, già la tesi, io quando feci la tesi di economia e commercio la feci di re geografia regionale sulla Val di Vara. E poi ho sfruttato eh, i ricordi dei miei nonni. Io ho avuto la fortuna di avere due nonni che hanno vissuto insieme 79 anni di matrimonio, un record nazionale. E oltretutto molto lucidi mi hanno sempre raccontato le gli usi, le tradizioni, i costumi del loro paese. Da quella è nato proprio il desiderio di, di pubblicare dei libri. Il primo subuto fu pubblicato nel 2002, e poi a questi seguirono altri nove libri, ed ora stiamo cercando di, di terminare l'undicesimo. Su che cosa si basa per le sue ricerche? Le ricerche sono basate essenzialmente sui registri parrocchiali, sui documenti degli archivi parrocchiali. Quindi, sono ricerche del tutto nuove che non vengono normalmente utilizzate da, dagli studiosi di storia più generale, più professionale diciamo e queste ricerche sono state effettuate anche sullo stimolo del nostro parroco Don Mario Perinetti che è un parroco da questo punto di vista illuminato che ci ha sempre spinto su questa, su questa strada e devo dire che i registri parrocchiali oltre che significare elementi, notizie, avvenimenti storici legati ai paesi eh, ci danno anche molte informazioni sugli abitanti molte informazioni sui sacrifici che hanno dovuto sopportare in questi, in questi secoli e quindi ci rendono diciamo, più completi anche dal punto di vista proprio della ricerca dei valori delle popolazioni. Quali sono le caratteristiche di questi eh, piccoli, piccoli paesini? Paesi. Le caratteristiche sono che ehm, in generalmente eh, sono case sparse. case sparse, perché eh, vi era la necessità per sopravvivere di disporre appunto del terreno coltivabile, del prato e del pascolo. Per cui ogni famiglia costruiva la casa di una distante dall'altra normalmente. Vi sono dei piccoli, dei piccoli nuclei concentrati intorno alla chiesa, come ad esempio il paese di Porciorasco, che è un paese purtroppo ormai abbandonato, però normalmente la caratteristica è questa, quella di avere molte case distanti una dall'altra. Poi avete contribuito anche in qualche modo a far conoscere delle realtà. Eh, lei faceva prima l'esempio di Porciorasco, dove magari eh, si custodiscono ancora anche mh, delle preziosità, no? la, la chiesetta, certo. il dipinto. Eh, certo. Magari però eh, col passare del tempo queste zone sono sempre più disabitate. Sì, eh, l'opera che stiamo portando avanti, io dico stiamo, sto parlando al plurale perché vorrei coinvolgere anche l'associazione che mi aiuta. Che dal 2001, con la quale appunto dal 2001 effettuiamo questo tipo di ricerche. Ehm, I contributi che riceviamo dalle offerte per i libri sono gestiti eh, direttamente dalle parrocchie e vengono destinati proprio al recupero di questi beni. Ehm, un classico caso è quello della chiesa santuario di Tevigio, eh, dove eh, i proventi delle, delle offerte per il libro che è stato pubblicato qualche anno fa hanno consentito di aggiustare e di restaurare le statue della chiesa, veramente belle. E, e poi anche, ad esempio, la stessa chiesa di Porciorasco, con i proventi del libro, abbiamo, eh, eh, sono stati effettuati dei lavori di riparazione del tetto della chiesa, proprio per cercare di conservare ancora queste bellezze appunto, che stava citando lei. Veramente. Lei ha um, realizzato in tutto dieci pubblicazioni. Dieci pubblicazioni. Relativa a dieci paesi? Sì, non tutti dell'Alta Valdivara, perché oltre a Buto, eh, Porciorasco, Caranza, Teriggio, eh, eh, ora stiamo ad esempio lavorando su Costola, che è un'altra frazioncina del, del comune di Varese Ligure. Però siamo anche sconfinati, eh, ad esempio abbiamo pubblicato insieme all'avvocato Mario Massucco di Sesti Levante una monografia su Santa Margherita di Fossa Lupara. E recentemente l'ultimo libro invece è di un'antica un pieve, Casanova, che è un'antica pieve di Bardi in provincia di Parma. Poi abbiamo fatto altri libri sul sacerdote, sulla, eh, sulla confraternita San Pietro Apostolo di Butto e uno sulle antiche ricette del, del Monte Gotero. È un libro che ha avuto molto successo. Quest'anno siamo alla terza ristampa. <ride> allora. Come vivevano queste popolazioni in passato? Allora, eh, quello che emerge dalle ricerche. Sono i grandissimi sacrifici e le difficoltà che hanno sopportato in questi secoli. Partendo da prima da, da, da riuscire a strappare al bosco e, e, e alla montagna dei terreni coltivabili, quindi lavoro e grande tenacia, e poi successivamente, purtroppo per le, eh, le grandissime difficoltà causate dalle, mh, dalle epidemie, dalle carestie, un'altissima mortalità infantile, eh, quindi insomma popolazioni che hanno vissuto. In questi secoli, eh, con grandissime difficoltà, però sempre aggrappate ai loro valori, la fede innanzitutto, quindi la vicinanza con la parrocchia, e poi anche eh, i valori come quelli della famiglia, il valore della solidarietà, eh, insomma, popolazioni veramente da ammirare, i cui valori sono da, da richiamare e da valorizzare. Lei è attualmente a Viva Chiavari. Sì. sì. Cioè. Però insomma, il legame con la Val di Vara non si è mai interrotto? Mai, mai, assolutamente. Che... Sì, sì. Prego. Come nasce questo quest affetto particolare? E appunto nasce proprio al di là, eh, sì, sì, appunto... Per, per i ricordi e per, i, per le tradizioni dei nostri, nostri anziani, cioè, quindi è proprio una, un tentativo di, anche di fare un attimino crescere le popolazioni attuali, che purtroppo sono piuttosto poche, ma anche richiamando i figli delle, del, degli antichi abitanti che vivono magari nelle grandi città, cioè cercare di portare… Di, di, di questi valori che abbiamo detto di riportarli un attimino alla luce e di far crescere le popolazioni anche da un punto di vista culturale, quindi con, con una storia, una storia che è variegata, i paesini sono uno attaccato all'altro, vicinissimi ma con differenti caratteristiche, anche partendo dalla stessa storia ecclesiastica alcuni paesi dipendevano dall'antica diocesi di Genova, altri da quella di Brugnato e altri da quella di Luni. Quindi storie veramente diverse nonostante la vicinanza. Una presenza che comunque si è mantenuta inalterata è quella della Chiesa proprio. Sicuramente, che era è, come, è il momento il è aggregante, certo, certo. La, la, la fortuna di queste popolazioni è stata proprio la vicinanza alla Chiesa, il parroco. Che in qualche modo ha aiutato le popolazioni a superare le, le grandi difficoltà dei, dei secoli. Lei ha già fatto riferimento adesso sta lavorando ad un volume? Ad un su... volume. Un volume su frazione, postola, postola, frazione di, di Varese Ligure. Qui abbiamo una grossa difficoltà, che mh, è data dal fatto che i registi parrocchiali e gli altri documenti durante la seconda guerra mondiale sono stati distrutti per l'incendio della canonica effettuata dai, dai tedeschi. Purtroppo la canonica è stata distrutta per rappresaglia in quanto era la sede del comando partigiano e quindi siamo costretti in, a, a cercare eh, informazioni da altre fonti come ad esempio gli archivi dell'antica diocesi di, di, di Brugnato che ora sono a Sarzana, questo dietro a Sarzana e altre fonti storiche. Non, non sono quindi ricerche semplici, non sempre no, almeno. In genere, in genere un libro di, di questo tipo eh, ci impegna per circa due anni, normalmente. Questo su Costola quando sarà presentato? Allora se riusciamo a terminarlo, perché appunto siamo un po' in difficoltà, ma comunque potrebbe alla fine dell'estate, quindi mm -hmm. fine agosto, eh, primi di settembre. Tra l'altro forse in estate anche il periodo in cui si popolano maggiormente. Sicuramente, c'è un ritorno, sì, sì, sicuramente in estate. Ecco, Un richiamo anche al premio bon Palazzolo che, insomma, tanto che effetto le ha fatto ricevere questo riconoscimento? Guardi, è stata una sorpresa perché veramente inaspettata, è un una bellissima porcellana di, di Albisola superiore che rappresenta eh, una piantina, o un disegno di Varese Ligure antico ai primi del Seicento. È veramente stata personalizzata una... anche proprio. Sì, per... sicuramente, certo, ogni vincitore di premio ha avuto un, un premio personalizzato, è vero. Eh, infatti eravate in tanti a ritirare il premio, ognuno caratterizzato per una ricerca e la caratteristica, eh, come ci aveva illustrato lo stesso presidente del gruppo di ricerche Von è proprio quella di premiare esatto. chi non lo fa di professione ma lo sì. fa proprio per passione. E direi che la passione è proprio quella che anima, mi ha animato in questi anni, anima il nostro gruppo eh, e quindi direi che il premio contribuisce a, ad accrescerla, ecco sicuramente. Bene, allora grazie grazie, grazie per essere stato con noi, per averci raccontato una parte appunto della storia. Magari chissà che non ci si veda certo. quando il libro sarà quasi ultimato certo. per certo. dare un'anteprima. D'accordo, a disposizione. Grazie mille, adesso noi restituiamo nuovamente la linea a Maurizio Garreffa, andiamo ad addentrarci nelle attività che si svolgono a Sestri rilevante nell'ambito dei corsi di cultura. Te la linea Maurizio. Sì, grazie. Allora i corsi di cultura per tutte le età di Sestri vanno a finire verso la fine di maggio, il 26 di maggio, quindi siamo allo sprint finale. Ancora con la presidente Franca Alfisi. Com'è stato quest'anno? Come al solito è un anno molto interessante, sempre anni molto, molto vissuti, ecco. Perché, sempre da fare. C'è cioè, sempre da fare, perché poi insomma, um, noi abbiamo un ciclo di circa 35 conferenze e con 35 persone diverse e quindi insomma mettere insieme... L'organizzazione parte da lontano. Eh, rispettando gli impegni, anche perché abbiamo persone che sono in pensione, ma persone che sono ancora attive. E poi noi peschiamo ambiente della scuola, avvocati, medici. Cioè, noi mh, siamo interessati a tutto e soprattutto alle novità. Quest'anno c'era un filo conduttore o qualche allora, novità? Noi abbiamo, la, la parte di letteratura aveva un filo conduttore ed era le donne raccontate e che raccontano. Quindi di fatto oggi ad esempio c'è la conferenza su Isabella Allende, perché è attuale. Ecco. Quando Poi, vi incontrate? In che giorno? Allora noi ci incontriamo il giovedì sempre, è l'appuntamento fisso per la conferenza. Il martedì invece ci sono le lezioni di eh, inglese e spagnolo. E il giovedì mattina e il venerdì pomeriggio ci sono i corsi di informatica che sono quelli che hanno successo straordinario perché eh, tutti vogliono imparare non solo il computer ma anche i telefonini nuovi, le app e quindi poi abbiamo anche, quest'anno abbiamo, abbiamo ripreso il corso di fotografia eh, dal venerdì pomeriggio, dal venerdì prossimo, 7-8 lezioni di corso di fotografia. Faremo anche una bella mostra e qui Bene. ci viene incontro un albergo qui locale che ci dà, che ci dà un, bel, un bello spazio per, per esporre le fotografie. Abbiamo trovato tanta collaborazione. Ecco, sì, Questa è importante, poi... la collaborazione molto, in ambito culturale. Ma molto importante, veramente. Io parto dal principio che se si chiede, e si chiede per una giusta causa... Le persone rispondono, rispondono molto volentieri. sì. Intanto ci ha raggiunto anche il signor Giacomo Barisone, che è il vicepresidente dei corsi di cultura. Buon pomeriggio. Buongiorno. Lei è da tanto all'interno di questa associazione? sono da anni ormai che sono qui. Quando sono andato in pensione, in pratica, ho cominciato a collaborare qui proprio perché ho trovato un ambiente molto favorevole e gente soprattutto interessata. Lei collabora con la presidentessa? Che, che cosa di cosa c'è bisogno? Ma di tutto, ecco, noi nel senso che noi siamo qui. Ecco. E io collaboro in modo particolare per la parte organizzativa, funzionale, ma anche per i corsi di informatica di cui sono stato uno dei sostenitori in partenza, nel senso che ho fatto una piccola riflessione. Oggi c'è una generazione che rischia di essere tagliata fuori da tutti gli strumenti di informazione, perché l'evoluzione ormai della tecnologia è talmente rapida che è difficile anche per un giovane seguire questa dinamica. E questi corsi hanno avuto successo? Enorme. Noi abbiamo il problema di troppa gente molto spesso, no? e per cui facciamo fronte delle volte a dei sovraffollamenti. Qualche volta noi abbiamo una postazione che è del comune di Sestri con 12 computer molto che suddividiamo in quattro corsi addirittura, due giovedì e due venerdì. Molto spesso non bastano. Nel senso che ci sono due operatori per computer. Perché? Questo dimostra anche l'importanza dei corsi di cultura, quindi se sono molto frequentati è positivo. All'incirca questa sala quante persone può contenere? Ma in genere quando ci sono le conferenze una quarantina di persone ci sono sempre, eh, perché poi magari ci sono quelli che sono più interessati alle conferenze, quelli che sono più interessati ai, ai corsi di lingua, cioè ognuno poi segue le sue, le sue... Questa è una sala messa a disposizione da chi? È messa a disposizione dalla COP. Quindi, questa è un'altra bella collaborazione. Noi abbiamo chiesto e la Coppa Liguria ci ha dato a titolo gratuito per tutto l'anno. Senza poi tralasciare il fatto che le, le, le lezioni di lingue le facciamo dalle opere parrocchiali, ecco, dove abbiamo sempre la nostra sede, perché insomma, non dimentichiamo che la parrocchia ci, ci sostiene sempre. Ecco. Allora, un'ultima domanda al signor Barisone: Giovani ce ne sono? Vengono? Sì. Noi abbiamo una discreta presenza, in modo particolare ai corsi di informatica e a quelli di lingue spagnolo e inglese, no? perché sono giovani universitari prevalentemente, che evidentemente utilizzano i nostri corsi come momento di supporto, come momento di supporto per la formazione loro. Ecco. Quindi abbiamo anche io, infatti ci siamo chiamati per tutte le età. Ecco, questo è il motivo per cui avete un nome diverso dai corsi di chiave, ma ne parleremo ancora più tardi, vi faremo vedere anche la sala. Bene, grazie, allora la linea a tra poco, a te Cristina. Bene, grazie, rientriamo in studio e ora eh, cambiamo argomento e prendiamo spunto proprio da un articolo pubblicato questa mattina sul secolo XIX La Liguria alla conquista di Vinitali. E abbiamo qua nei nostri studi due dei rappresentanti che saranno proprio presenti a questa grande manifestazione che si terrà da domenica a Verona. Diamo il benvenuto ad Alex Moninari, presidente regionale dell'AIS, l'Associazione Italiana Sommelier. e salutiamo Sergio Garreffa, profe Sommelier professionista, è già stato nostro ospite qualche tempo fa, tra l'altro da poco è entrata a far parte anche della confraternita dei Cavalieri del Tartufo dei Vini d'Alba, quindi un sì, traguardo una, significativo. Una soddisfazione, perché ci tenevo un po' facendo il Master del Nebbiolo e alcuni produttori quest'anno mi hanno caldamente invitato a partecipare, a entrare in questa confraternita che è una delle più importanti e più belle d'Italia. E così il 20 del mese scorso, insomma, siamo è entrato a far parte di questa famiglia. Potremmo avere anche qualche foto, ecco, proprio c'è stata una cerimonia ufficiale con sì. la consegna di questa medaglia. Insomma, è, è stato. Sì, una la bella la soddisfazione. soddisfazione. Molti nostri colleghi dall'emozione, dalla felicità, hanno insomma. Ma oh, com'è che si raggiunge però questo traguardo? Va questo traguardo, beh, da parte mia, è la passione, eh, sempre stare sui libri, studiare, andare sul territorio cioè mangiare dei loro, dei loro piatti tradizionali, bere dei loro vini delle langhe, non solo, e frequentare e visitare cantine. E questo negli anni ha permesso di, di conoscere, e di, 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 di familiarizzare con loro e, appunto, e questa confraternita che è nata eh, tantissimi anni fa con Luciano De Giacomi, che è mancato dieci anni fa, tra l'altro, ha portato ad avere... Quasi duemila soci, ma non solo italiani, ma anche molti stranieri. Infatti, quel giorno c'erano dei polacchi e finlandesi. Ecco eh, col presidente eh, direi la Liguria può vantare una ricca tradizione di sommelier, insomma la vostra associazione è un'associazione numerosa. Sì, un'associazione numerosa mh, per le dimensioni ovviamente della Dal, nostra regione. Della Quindi Liguria, siamo, certo. siamo 1100 in Liguria su un numero totale in Italia di 30-35 mila circa. Eh, ovviamente ci sono sommelier professionisti, ci sono sommelier non professionisti, ci sono persone validissime come l'amico Sergio e abbiamo appuntato un'altra medaglia <ride> con questa sua esperienza recente e il lavoro che stiamo facendo è un lavoro sicuramente importante a noi piace ricordarlo soprattutto di promozione del vino eh, Ligure, del territorio Ligure della Ligure in generale quindi di tutti quelle che sono le sue eccellenze enogastronomiche Anche a Vinitaly quindi sarà rappresentata la Liguria A Vinitali c'è lo stand dell'Enoteca Regionale della Liguria, Liguria dove AIS Liguria fornisce questo contributo e collabora ormai da anni con un apporto poi fattivo di risorse umane, di sommelier, e saremo con una pattuglia di nove sommelier, tra l'altro tra, tra di loro ci sarà anche Sergio è un, un appuntamento importante perché l'affluenza è veramente significativa e quindi è una vetrina che ci consentirà di proporre al meglio i nostri vini, le nostre eccellenze. Ecco, qua eh, si parlava nell'articolo appunto del secolo 70 aziende tra di e Cinque Terre, eh, le caratteristiche e le peculiarità dei vini liguri, quali sono? Beh, intanto noi amiamo sempre ricordare l'eroicità dei nostri vini liguri, soprattutto in alcune zone, prima fra tutte quella più vicina a noi, che è quella delle Cinque Terre. E poi direi che un'altra caratteristica che deriva da, dall'essere vini di costa fatti così vicino al mare, per la quasi totalità di questi, è questa grande nota, diciamo così, sappida nostra salmastra, che ricorda poi anche eh, la macchia mediterranea, le erbe aromatiche, che è un po' la connotazione dei vini, soprattutto bianchi, di questi territori. Una delle vostre diciamo così, missioni è quella proprio anche di un consumo consapevole del vino. Indubbiamente questo è un aspetto che a livello nazionale stiamo da anni seguendo, approfondendo, eh, in alcune regioni siamo un po' più avanti, in Liguria abbiamo già fatto qualcosa negli anni scorsi, tra l'altro avvalendoci di risorse umane interne, perché tra i nostri sommelier ci sono anche eh, professionisti, medici, primari, quindi con loro stiamo studiando proprio in, queste, in questi mesi eh, un in, come dire un format da andare a proporre poi anche alle scuole. Eh, siamo già all'interno di alcuni istituti tecnico alberghieri, quindi per non demonizzare il, il vino, la, le, le bevande alcoliche, eh, ma far capire quelle che sono le conseguenze negative, sicuramente sì, di un'assunzione, di un abuso da, da assunzione, ma anche quelle che sono invece le, le, le conseguenze e i benefici di un'assunzione moderata del vino che, che ci sono, ovviamente. Ecco, tra l'altro Sergio si occupa anche dei concorsi. Sì, quest consiste questo impegno? siamo alla sesta edizione, mi sembra, sì. del Miglior Sommelier della Liguria e eh, ci sono per il momento 10 sommelier della Liguria che parteciperanno. Come si diventa il Miglior Sommelier della Liguria? Qual è diciamo, il metro di valutazione? Eh. Beh, a parte lo studiare, vabbè... Quindi c'è cioè, una ci... conoscenza anche proprio didattica, sì. diciamo, di studio, no? Del... Sì, esatto. poi c'è un, question... un questionario... Con, a benedetto cibo vino, c'è cioè una degustazione di due vini, poi ovviamente i migliori tre vanno sul palco e lì c'è la gara vera e propria: c'è la degustazione di tre vini, una carta dei vini, una decantazione di un, di un, di un vino rosso e poi il, il più bravo, quello che sbaglia meno, quello che è magari più, 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 più dinamico e si muove bene sul palco, magari riesce a giudicarsi il sommelier della Liguria, però che... ci vuole una preparazione a monte. C'è tutta una tecnica che è proprio nel versare il vino nel bicchiere. Nel versare, nel degustarlo, nel gustare, quindi in nel... queste fasi, l'analizzare dal punto visivo un vino, dal punto di vista olfattivo, poi il gusto olfattivo, c'è tutto un percorso che, che si impara ovviamente <ride> si ai si nostri impara. corsi, certo. Eh, ci sono giovani che si avvicinano a questa... Tecnica, questa di, direi, direi molti e, e soprattutto direi che negli ultimi anni, eh, tenendo anche presente che viviamo in un momento, insomma veniamo da una crisi economica, socio-economica significativa, lo sappiamo, e, e i nostri corsi eh, sono corsi anche che hanno un costo, eh, a mio avviso ovviamente congruo, giusto, ma certamente eh, è un di più che, che va a incidere su quello che è il bilancio di chiunque, abbiamo avuto un incremento eh, nei corsi, quindi c'è un grande interesse, un, uh, un grande avvicinamento a questo mondo di nuovo una vivacità che si percepisce dalle iscrizioni, certamente sì, tante persone probabilmente anche stimolate dall'idea di poter trovare poi uno sbocco anche professionale, che noi non, non, diciamo di non, non poter garantire perché certo. sarebbe una bugia, però ehm, non, non, eh, raramente a me è capitato, alcune richieste sono capitate, quindi a volte ci sono anche richieste di persone che abbiano queste... In qualche modo c'è anche un ritorno alle aziende agricole, anche alle aziende vinicole certo, che stanno ottenendo, certo. certo. non è ma è semplice perché comunque, come tutti coloro che hanno a che fare con la terra, ci sono anche delle componenti climatiche, insomma non è semplice mandare avanti questa azienda. Certo. Però la Ligure direi che tiene abbastanza, no? Sì, assolutamente. assolutamente. Come si fa ad iscriversi all'AIS? Ah, iscriversi a Rice è semplicissimo, ovviamente ormai in questo mondo mediatico e multimediale basta andare su, sul nostro sito nazionale o regionale, ci sono tutte le indicazioni, si paga una quota associativa annuale che ovviamente poi dà diritto ad alcuni benefici, ricevere una rivista che è molto importante, ricevere la guida annuale sui vini dove tra l'altro la Liguria eh, da un paio d'anni a questa parte incide fortemente sui, nel giudicare i suoi vini e i suoi produttori in un modo assolutamente serio e alla cieca. Eh, e poi ci si iscrive al corso, iscrivendosi al corso ovviamente ci si iscrive in automatico all'associazione italiana Sommelier. Abbiamo parlato di Vinitali, però ci sono anche altre manifestazioni, altre rassegne anche più vicine a noi, sempre per la valorizzazione del vino. Molto importanti alle quali noi teniamo, eh, su tutte Mare Mosto le Vigne Sospese, mi piace ricordare sempre questo sottotitolo perché sono le nostre, le Vigne Sospese, che si svolge a Sesti Levante, nella cornice direi bellissima, unica della dell'ex convento dell'Annunziata eh, su due giornate ed è importante a mio avviso perché è proprio l'evento del vino ligure più significativo in Liguria oggi. L'anno scorso avevamo 72 produttori per capirci, quindi con tutte le loro etichette. Quest'anno complice una campagna olearia sicuramente eh, diversa da quella dell'anno scorso che era drammatica, avremo anche diamo spazio ad una presenza del Consorzio Riviera Ligure Dopo, quindi per andare a toccare anche quell'eccellenza, l'olio. Riviera certo. Ligure Dop e alcuni piatti, alcune proposte che attraverso poi l'Accademia dei Sapori che è presente in quella struttura faremo, quindi il Pesto con magari Roberto Panizza piuttosto che il Bagnum, quindi cose assolutamente liguri, liguri. e tipiche. Esatto. Come sarà la vostra presenza a Vinitali? Quale sarà il ruolo? Beh, la nostra presenza è quella di, beh, eh, di dare una mano a chi si avvicina al banco, non solo produttori ma anche gente, rappresentanti e cercare di di, di soddisfare le loro richieste, cioè fare assaggiare tutti i nostri vini Liguri, da Ponente a Levante, al nostro Siguglio, perché appunto no, ci sono 131 etichette per 72 aziende. E' cioè quello di valorizzare il nostro territorio e in questi ultimi anni, eh, mi puoi confermare, è vero che eh, il Rossese è stato molto richiesto anche dall'estero. Qual è l'importanza di queste grandi vetrine? A volte quando se ne parla c'è quasi un po' il rischio di, che sembrano proprio delle vetrine, ma poi magari non ci sia un effettivo ritorno. In realtà c'è un ritorno anche poi per le aziende? Ma io direi che il ritorno c'è. Ehm... Ovviamente è, è un mare veramente vasto, quindi ci sono tantissimi produttori, parliamo di migliaia di produttori. Eh, la Liguria però io insomma sono relativamente giovane ma vado al Vinitali da quando ho 18-19 anni, quindi sono passati più di 25 anni e, e Sergio probabilmente molti di più perché si vede chiaramente che è più, più grande <ride> di me. E, però c'è un ritorno, certamente c'è un ritorno, le faccio un esempio molto banale, qualche anno fa un amico produttore, ovviamente non facciamo il nome, perché vanno anche un po' stimolati, a volte questi produttori dicono guarda ricordati manda i vini perché insomma una vetrina importante, all'ultimo dopo grande stimolo è riuscito a mandare mandato questi vini all'enoteca regionale, se non l'avessimo stimolato, lui quell'anno un importatore americano ha assaggiato questi vini e lui oggi esporta magari pochi però esporta i suoi vini in America quindi il Tiguglio in questo caso che è un produttore nostro è presente su quel territorio quindi sicuramente è una vetrina importante con non esserci a mio avviso non è opportuno Bene, grazie allora grazie per averci raccontato un po' della vostra attività anche un po' di questa manifestazione e buona trasferta voi quanto sarete a Verona? Noi staremo su tutti i giorni tutto, quindi i giorni, da sabato partiremo sì. sabato e rientreremo mercoledì notte o giovedì ecco quindi anche un impegno importante, sì, proprio. Certamente. Grazie, grazie sì, per grazie essere stati voi. con noi. Abbiamo parlato eh, di alcune eccellenze in campo vinicolo. Ora parliamo di alcune eccellenze in campo sanitario perché andiamo a vedere il servizio che fa riferimento agli Esculapio d'oro 2016. Sono stati proprio resi noti questa mattina i nomi dei vincitori, che sono il pneumologo Piergiorgio Gatto e l'infermiere Mauro Papis. Vediamo due belle persone. Una è l'infermiere caposala Mauro Papi, che lavora nella dialisi dell'ospedale di Sestri Levante da tanti anni, ed è una colonna, e il dottor Piergiorgio Gatto, che è un pneumologo che lavora nel reparto di medicina dell'ospedale di Sestri Levante. L'Esculapio d'oro viene assegnato sempre a un medico e un infermiere. A un medico e un infermiere che abbiano dimostrato grandi doti di umanità nell'esercizio delle, delle, delle loro funzioni, del loro lavoro. L'umanità deve essere coniugata con la professionalità. Un premio prestigioso a livello personale ma direi anche a tutti i reparto. Sì, eh, credo che sia un premio che vada suddiviso con i miei colleghi eh, della pneumologia. Siamo rimasti in quattro e cerchiamo in qualche modo di proseguire l'attività a livello ambulatoriale, a livello di day hospital e di reparto eh, con tutta la nostra passione e tutta la nostra esperienza, perché ormai siamo più o meno tutti della stessa età e siamo arrivati ormai a oltre 30 anni di laurea e quindi eh, direi che cerchiamo di, metterci, di mettere eh, tutte le nostre capacità a servizio dei pazienti premologici. Ecco. Un premio fa sempre piacere, credo che anche sia di stimolo no? a proseguire, a lavorare bene e dar qualcosa di più. Sicuramente sì, è un, sicuramente un elemento di stimolo, un fattore che, che, che mi, ha, diciamo, mi sollecita a fare ancora meglio, a fare di più sempre nella direzione del malato, delle persone che si rivolgono a noi, che hanno bisogno, nel nostro caso nel fatto di fare la dialisi e, e tutti quelli che continuano a venire vengono del nostro reparto. Bene, rientriamo in studio. Intanto salutiamo i nostri ospiti con i quali tra poco parleremo di una iniziativa che si rinnova ormai da diverso tempo, il caffè Alzheimer. Avremo modo di approfondire le tematiche insieme al presidente dell'Aima, Renzo Romiti, Benvenuti. insieme alla psicologa Sabrina Bertorello. Benvenuti, buon pomeriggio. Grazie. Grazie. Però vedo che è pronto in postazione Maurizio Garreffa. Come detto oggi ci colleghiamo da Sestri Levante e dai corsi di cultura. Allora, a te la linea Maurizio. Grazie, riprendiamo la linea da Via Fico, ma facciamo subito un passo all'interno così con la presidentessa dei corsi di cultura, il signor Barisone, possiamo continuare a parlare e a presentare i corsi dalla sala e mostrarvela. Questa è la sala di cui dicevamo prima, messa a disposizione dalla COP, che ora non si trova più qui, ma lascia insomma, questo spazio all'Associazione. A nostra disposizione, gentilissimi siamo stati, veramente, e questo ci, ci consola perché abbiamo avuto molta collaborazione con il territorio, prima l'amministrazione comunale che ci fa tutte le stampe. E poi vabbè, le opere parrocchiali che ci offrono. E per voi, questo spazio diciamo, è, è sufficiente? Sì, per noi sì, perché diciamo, noi non siamo un'associazione grossissima, però diciamo. Insomma... Vedete che ci sono una quarantina di sedie insomma, per una conferenza va bene, ecco, insomma. Poi noi siamo freschi freschi quest'anno, siamo nuovi, siamo diventati maggiorenni e quindi eh, diciamo abbiamo anche. Questo comporta una fatica in più del lavoro in più? Ma quello sicuramente, anche se noi viviamo sul, sulla buona memoria dei corsi di cultura della terza età che ha condotto per, per 17 anni, 16 anni la professoressa Cagnazzo quando dipendevano ancora da, da Chiavari. Adesso ci Emancipati. Ecco. Allora, abbiamo parlato dei corsi, abbiamo parlato delle lezioni, delle conferenze, ma ci sono attività alternative o comunque all'esterno che fate. Sicuramente noi completiamo la nostra attività strettamente didattica. Eh, abbiamo ad esempio mh, ieri siamo andati a Torino con una quarantina di iscritti. Siamo andati a vedere la mostra di Matisse e poi ovviamente un bel giro per Torino, insomma la giornata era bella, quindi poi abbiamo un programma di andare. Al Carlo Felice per, per vedere la Tosca e ascoltare la Tosca. Poi, vabbè, poi abbiamo un'attività particolare. Noi abbiamo risumato una gloria locale, una scrittrice locale e abbiamo cercato tra le sue opere, tantissime, eh, un bel libro, La Casa Rotonda, e l'abbiamo fatta pubblicare. Eh, proprio a nome dell'associazione l'abbiamo data in omaggio a tutte le soci e tutte le autorità. E quest'anno ripetiamo con un'altra e facciamo la presentazione alla Galleria Rizzi e così un'altra collaborazione con il territorio poi vabbè, ci facciamo i nostri eventi di Natale le nostre festicciole la festicciola di fine di anno e allora magari chiamiamo la filarbolica di Sestri Ma chiamiamo... è facile o è difficile invitare tutte queste persone? le ha detto sono sempre diverse c'è un'attività dietro, un grande lavoro allora io mh, ho notato che se le persone si cercano poi si danno la, danno la loro disponibilità certo Bisogna cercarle eh, compatibilmente con i loro impegni, eh, un preavviso magari di sei mesi. Eh, Seguirle un po'. Ebbene, eh seguire è ovvio: eh, sono persone che hanno una loro attività, ma questo avviene anche per i relatori. Noi abbiamo. Eh, non so, persone che, che lavorano nei restauri di, di grandi, grandi monumenti si può immaginare se mollano tutto per venire da noi oppure Lega Ambiente, però insomma, ecco mh, e non solo se non possono, ah, cercano subito una data sostitutiva, molta disponibilità. Io... Per questo lo devo dire, sono molto contenta, sono ecco. Allora possiamo dire sottolineare il valore dei corsi di cultura, non solo a livello informativo e di conferenza, ma quale altro aspetto possono portare? Allora, noi come motto ci siamo dati: la cultura è vita e la vita è cultura, nel senso che oltre all'informazione, diciamo. C'è una parte sociale, ecco, una parte dell'incontro dell'incontro delle persone, soprattutto delle persone non più giovanissime, dei diversamente giovani, che non si sentono emarginati, che entrino in contatto con tutti questi nuovi mondi, delle nuove tecnologie, e diciamo, è, è migliorare la qualità della vita. Ecco. Sicuramente. Un motivo per incontrarsi, per invogliare le persone, molte non sono neppure di sesta. Ma appunto noi abbiamo tante persone che vengono o a svernare qui oppure si sono trasferite qui per la pensione, ma magari non conoscono. E allora questa è l'occasione di fare incontri e poi contente mi dicono, ma perché sa, adesso vado per la strada, incontro la tale, incontro la è una bella soddisfazione perché, perché qui iniziate alle 4, finite verso che ora? È verso le 5 e mezza, e poi c'è tutto il tempo. Poi di uscire, sì, poi dopo escono, si vanno a prendere un caffè oppure si fanno due chiacchiere. E ma è, sono appuntamenti anche il, il discorso, le lingue. È un appuntamento. Beh, magari poi dici, ma lo posso rifare l'anno prossimo? Ma sì, noi non abbiamo problemi. Non hanno, anche se sono ripetenti di sette anni, non ci interessa niente. L'importante è che vengano e partecipino. A proposito di collaborazione con le associazioni locali, il signor Barisone, il vicepresidente. Eh, fa parte del gruppo del Sestante, del Sestante che è un'associazione conosciuta sul nostro territorio Locali, no. che a livello locale fa osservazione aperta al pubblico ogni venerdì sera noi al parco Mandela, qui, alle piscine vicino alle piscine di Sete. perché una delle cose buffe che abbiamo scoperto perché molta gente non sa dov'è il parco Mandela. No? Non è molto conosciuto qua. È, mo è abbastanza recente, quindi è comprensibile il fenomeno. Però abbiamo spesso trovato in modo particolare da parte dei turisti, dice ma dov'è sto parco Mandela? Infatti abbiamo fatto stampare tutta una serie di locandine in cui si topograficamente si indica dov'è. Voi fate attività di osservazione giornaliera, notturna? Tutti i venerdì sera, quando naturalmente il tempo lo consente. Perché purtroppo il cielo, specialmente d'inverno, molto spesso c'è qualche problema. Quando c'è qualche problema, perché piove, allora facciamo delle proiezioni di documentari che costruiamo mettendo insieme pezzi diversi. In cui si spiega cos'è il sistema solare e ne parlate anche nelle scuole? Noi nelle scuole facciamo tutto un ciclo di corsi, eh, chiamiamoli corsi un po' presuntuosamente. Sono piccole sì, sì. conferenze in cui si spiega ai ragazzi che cos'è l'astronomia, come è fatto il nostro cielo e facciamo anche un minimo di informazione per quanto riguarda la, la struttura. Eh. E noi oggi ne parliamo anche perché le conferenze le fate anche qui, ai corsi di cultura. Sì, eh, qui c'è un, un rapporto di collaborazione con, eh, con i corsi di cultura. Casualmente faccio parte e quindi ho fatto un po' da, da Très-Dunion, però il Sestante è stato molto utile anche all'epoca per la fondazione di questa struttura: no? nel senso che per quanto riguarda il regolamento, le normative, gli adempimenti giuridici, tutte queste cose ci ha dato una mano ad avviare questo tipo di esperienza. Quindi la collaborazione con il Sestante si è rivelata preziosa. Noi insistiamo anche con la gente. Venite alle conferenze, venite, noi eravamo all'Annunziata fino, e siamo ancora stessi all'Annunziata, ma abbiamo dovuto sgomberare i locali che avevamo lì. Adesso siamo al Parco Mandela, vicino alle piscine. Ecco. Va bene, poi dopo parleremo meglio degli orari, anche delle conferenze... Chi fosse interessato a iscriversi, insomma, a venire, anche se forse avete già tante persone e tanti ospiti. Questo, addirittura, è l'elenco di quest'anno: il deppliam con tutti gli incontri e tutti gli orari. Dopo ne, ne riparliamo. Allora, tra l'altro, tra poco cominceranno ad arrivare anche le persone, perché alle 4 c'è l'incontro di oggi. A te, Cristina, ci ritroviamo tra poco. Grazie, grazie Maurizio. Rientriamo in studio. Come detto, ora parliamo eh, del caffè Alzheimer, una delle iniziative che vengono organizzate sul nostro territorio proprio per aiutare le persone affette da questa malattia e anche i loro familiari. Ne parliamo insieme a Renzo Romiti e a Sabrina Bertorello. Intanto ritorna questa iniziativa no? del caffè Alzheimer che si svolge al centro Benedetta Quarone. Sì, è un'iniziativa appunto nata due anni fa eh, che ha avuto un buon seguito e diciamo che abbiamo visto i grossi benefici che porta alle persone che frequentano questa, questi incontri. E attraverso appunto di voi vorremmo pubblicizzare questa, questa nostra iniziativa perché riteniamo che sia molto importante per, i, per le coppie, soprattutto sole, che hanno bisogno di avere un supporto ogni volta eh, c'è la presenza comunque di una psicologa e, e, e vengono fatte delle, delle attività. Ora di magari sì, la, eh, Sabrina eccoci. ne può parlare meglio. Come avviene questo eh? Eh, Allora intanto l'appuntamento è il secondo e il quarto sabato eh, di ogni mese dalle 16 alle 18. Eh, c'è una fase iniziale rivolta proprio all'accoglienza in cui insomma ci salutiamo e eh, stiamo un pochino insieme. Eh, poi mh, se... A volte ci dividiamo e eh, gli anziani eh, comunque eh, vengono coinvolti in attività di animazione, eh, dalle più varie, nel senso dai laboratori di ceramica eh, al ballo a, alla stimolazione cognitiva, un po' vari. Mentre invece i familiari possono approfittare di questo momento eh, per fare un'attività di gruppo, anche magari dei piccoli colloqui individuali con lo psicologo e quindi magari... Eh, Approfittare di questo spazio per parlare un po' delle loro problematiche, del, anche dell'affaticamento a certo, in cui incorrono a volte i familiari. Di cui un, pa un paziente eh sì. affetto da Alzheimer comporta. È eh, un modo anche per dar loro un sollievo in questo modo. Certo. Noi, mh, a noi piacerebbe riuscire a raggiungere con il caffè Alzheimer quella eh, fascia di, di persone che ancora non, sono, non, non utilizzano nessun tipo di servizio, nel senso che ehm, ci sono centri diurni, ehm, esistono dei posti in cui le persone possono recarsi per avere sollievo eh, e noi vorremmo provare a invitare anche le persone che non sono ancora ehm, entrate diciamo, nel, nella rete poi del, del sostegno, ecco, eh, quindi anche magari familiari che sono proprio un po' soli, che non hanno altri punti eh, di appoggio o di riferimento. Lo ricordava già no. prima, questi incontri si svolgono il secondo e il quarto sabato del mese al centro Benedetta Quarone sì. dalle 16 alle 18. AIMA ecco, sostiene queste iniziative? AIMA sostiene economicamente questa iniziativa. Eh, perché eh, riteniamo che sia molto importante, eh, noi siamo un'associazione un di familiari e quindi vogliamo dare sostegno ai, ai familiari. Attraverso questa iniziativa eh, io credo che ci, eh, possiamo portare veramente tanti benefici alle, alle persone che si prendono cura di, di questi ammalati. Eh, sono situazioni molto difficili è una maniera per uscire di casa e stare con altre persone e condividere. Qual è il ruolo della psicologa? Eh, l'ascolto, <ride> l'ascolto e l'accoglienza, direi principalmente questo: insomma, provare a. e anche a, mettendo appunto. Um, in collegamento il vissuto di, di tutte le persone che sono presenti eh, far comprendere che quella, la, quella difficoltà non sia gli unici a viverla no? certo. ma ci sono altre persone che si trovano nella stessa situazione e, e che magari anche le strategie che adopera un altro familiare possono essere utili anche per me ecco insomma eh, per cui... purtroppo questa malattia ha diverse fasi forse anche per il familiare il, diciamo così, il percorso non è sempre facile soprattutto il primo approccio quando si comincia a comprendere la che la persona mm -hmm. che si ha di fronte non è più la stessa magari di qualche sì. anno prima ma sì. eh, cominci... l'impatto è sicuramente forte anche perché eh, dal punto di vista della diagnosi comunque ricevere una diagnosi di demenza significa comunque incorrere in un percorso di de degenerazione per cui Peggiorativo e anche abbastanza lungo, quindi sicuramente l'impatto emotivo è forte. Comunque all'inizio è molto faticoso proprio perché eh, c'è eh, questo dramma che viene vissuto dalla, dalla persona eh, a cui è stato diagnosticato questo, questa malattia e comunque poi c'è un coinvolgimento anche del, del familiare eh, che sente eh, arrivare questo peso sempre di più certo. sulle spalle eh, o, ed è, magari un, un congiunto che era perfettamente autonomo sino a qualche tempo esattamente, prima, all'improvviso sì. Diventa difficile gestire. Voi, oltre a, al caffè Alzheimer, questa iniziativa che riprende, proponete altre due eh, attività. Una è un'attività di stimolazione cognitiva. Che cosa si intende? Allora, la stimolazione cognitiva è rivolta alle persone che hanno eh, diciamo, qualche iniziale deficit di memoria. Eh, noi li chiamiamo un MCI, nel senso comunque persone che hanno eh, già ricevuto una diagnosi eh, e che proprio per rallentare il decorso della patologia possono beneficiare comunque di eh, un allenamento della memoria. Poi in realtà eh, non si allena soltanto la memoria ma si allena anche il linguaggio, l'attenzione, le abilità visospaziali. Eh, praticamente è una ginnastica della mente che viene fatta eh, così proprio mh, con le persone che hanno ancora delle risorse e che si trovano in una fase diciamo iniziale o insomma qualcosina, qualche sfumatura qualche deficit c'è eh, si svolgerà ricomincerà eh, a San Salvatore eh, via la Basilica dei Fieschi eh, nel centro di socializzazione che eh, ha sede vicino a la sede dei servizi sociali di San Salvatore. Devo, se devo aggiungere una sì. cosa, eh, sì. Sabrina che è un po' l'anima di, di, questi, di questi corsi ha avuto un grandissimo successo perché <ride> nel primo corso addirittura c'erano quasi 30 persone. Eh, perché tutte quante eh, volevano partecipare. Sì, perché anche è anche divertente. Eh, eh, Quindi è esatto. una cosa che... Ma è Come avviene materialmente eh. la stimolazione? Allora, il... eh, adesso ci siamo tarati su una, una durata di un'ora e mezza. Eh, ci sediamo appunto intorno a un tavolo eh, e giochiamo. Poi inizia, iniziamo magari a fare giochi con le parole. Eh, poi, intanto, ci mangiamo anche la focaccia, le caramelle. Insomma, <ride> eh, poi spostiamo magari l'attenzione con esercizi di memoria. Eh, per esempio, non so, eh, proviamo a immaginare di mangiare una pizza, ognuno dei partecipanti dice un ingrediente, arriviamo a 15 ingredienti, cerchiamo di memorizzarli e poi alla fine del, dell'ora e mezza proviamo a rievocare i 15 ingredienti della nostra pizza. Di solito sono pizze immangiabili, però... <ride> Questo aiuta a, diciamo così, a rallentare il percorso degenerativo? Il sì, nel senso che il, il fatto di allenare le funzioni cognitive ehm, è scientificamente provato che ne rallenta il decorso, almeno noi ci proviamo, nel senso è anche un po' il principio dei memory training che è la cosa che poi forse sto anticipando, però ehm, si è visto appunto che ehm, in realtà l'ippocampo è plastico, ehm, anche in età avanzata per cui eh, si può un po' combattere l'atrofia di alcune aree cerebrali facendole lavorare eh, se poi in maniera divertente uno anche un po' più motivato a venire. Ecco. Certo. <ride> L'altra proposta che sì. fate è questo corso di allenamento della memoria, memory training. In questo caso non è, non è rivolto a chi abbia già avuto una diagnosi di un no, problema. Diciamo, no, no, di. anzi, per persone eh, diciamo, anziane o over 60. Che magari sì, sì. cominciano ad avere qualche problema. Ce l'abbiamo quasi tutti <ride> di, di memoria. Anche prima dei 60. <ride> eh? prima dei 60. <ride> e comunque, niente, questa iniziativa ha avuto un grandissimo successo perché abbiamo già fatto sei di questi corsi: due a Rappallo, due a Chiavri e due a Sessione sì. eh, Sono corsi eh, a cui possono partecipare eh, massimo 20 persone alla volta. Eh, a, chi, a, a Rappallo eh, abbiamo avuto addirittura una, una lista di attesa di 80 persone perché poi c'è una specie di passaparola mm. eh, ed è un, un momento, anche questo, oltre che fare il corso de, della memoria, eh, è un momento di socializzazione eh, molto importante perché si scopre, di, eh, ci, ci si fa nuovi amici e, ed è, insomma, si unisce all'ultima diretevole. Quindi eh, vogliamo eh, riprendere questa iniziativa e, e ci hanno già telefonato tante persone. Però vorremmo eh, in questo caso appunto, che ci telefonassero eh, nuovamente per prendere i, questi primi 20 nomi e così fissiamo la data e Ripartiamo. non iniziamo. Qual è lo scopo eh. terapeutico appunto, di questo memory training? Eh, la prevenzione poi. Cioè, ehm, il memory training è strutturato in nove incontri più un'uscita sul territorio. Sì. Eh, in ogni incontro vengono trattate alcune tematiche che possono essere so, l'attenzione visiva, l'attenzione uditiva. Ehm, la memoria e vengono offerte delle strategie di memorizzazione o comunque ehm, c'è tutta una parte legata anche alla stimolazione sensoriale, a come utilizzare, riacutizzare un po' i sensi, eh, è un approccio abbastanza completo, per questo è interessante, in ogni lezione si affronta una tematica, eh, si offrono delle strategie, si danno anche i compiti a casa e, <ride> e in questo po' di tempo poi si creano anche delle buone relazioni tra i membri che partecipano. Eh, Ehm, si socializza, si sta insieme, si cerca insomma di, di stare bene quando okay. si è lì. Quindi e ha appunto la, la funzione di prevenire un po' quello che potrebbe essere il deterioramento C'è qualche vita. esercizio che si può fare a casa sempre nel, nell'ambito della prevenzione, che ciascuno può compiere nella sua giornata, magari proprio per allenare la memoria. Eh, ma se li dico tutti qua, poi non vengo. <ride> <momento. ride> no, però sì, ci sono, ci sono. Ma banalmente, non so, quella di provare a. Io per esempio uso l'agenda però mm. eh, se io se provassi a non utilizzare l'agenda eh, non mi appoggio a un ausilio esterno mm -hmm. ma cerco di utilizzare la mia la memoria. memoria io sarei persa però <ride> sì. eh, si può provare ecco. sì, sì. quali sono i primi sintomi invece i primi campanelli di allarme di una malattia degenerativa della memoria? Eh, beh, ehm, perché non, non bisogna neanche fare terrorismo psicologico, no. però, un po' eh, l'anomia è uno dei, dei sintomi della degenerazione, quando inizia, mh, iniziamo a non riuscire più a nominare le cose, quindi. Ehm, il coso, la cosa, eh, non mi vengono più le parole, ecco. Eh, il disorientamento topografico, quindi eh, quando si ci perde un po' nello spazio eh, la perdita di memoria associata anche magari alla perdita di qualche altra funzione cognitiva. Eh, poi sicuramente ci saranno altre cose che mi sono dimenticata, però <ride> no? eh, queste bastano, nel senso, poi devono essere significative nel senso certo. che io mi perdo le cose Il ogni tanto di non di mi dico vengono le parole, dalle parole dalle esatto. cose, magari può succedere tutti anche, anche perché eh. magari a volte si è bombardati no? da tante emozioni e per cui magari la memoria comunque c'è un iter eh, proprio due giorni fa me l'ha chiesto una, una signora cosa devo fare eh, in genere quando eh, si capisce che se stesso il familiare eh, ha, e comincia a avere dei problemi di memoria che dimentica... Le, cose rispetto al normale ci si rivolge al medico di medicina generale il, il medico di medicina generale è, diciamo che indirizza il paziente all'ufficio uva che è ufficio valutazione alzheimer qui viene fatto proprio un test riconosciuto a livello internazionale che ha proprio una base scientifica sono 30 domande eh, si chiama mini mental test e in base alle risposte giuste che si danno a questo test, eh, si, 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 si fanno, si fanno sì. Eh, però non sono domande dimmi quando è scoppiata la la seconda guerra mondiale, mm. eccetera. Più tarate, è, un, no? è un test per... di screening molto breve sulla, persona. sulla cognitività sì. proprio, quindi mh, ci sono domande sull'orientamento spaziale, temporale, sull'attenzione, eh, sulle abilità logiche, sulla memoria, insomma, è un po' mh, vario, però dà un'informazione abbastanza precisa della, dello stato cognitivo. Eh, poi si possono effettuare anche approfondimenti neuropsicologici e quindi eh, alla, magari alla prima diagnosi si possono poi fare ancora test più. Per capire come Facevamo si fa. riferimento prima alle famiglie, ma appunto un'associazione di familiari. Sì. Qual è l'importanza? Lo diciamo anche per chi magari ha ancora un po' di pudore no? nel eh, dire sì. che eh, ha una, eh. un paziente affetto sì. da, da questa malattia, è una malattia vera e propria come tante altre, eh. no? sì, e, sì, sì. però forse c'è ancora un po' di... Eh così sì, eritrosia nel è, manifestarsi. C'è questo blocco eh, psicologico che poi io eh, mi sono reso conto che andando a diversi convegni eccetera che eh, è anche comune di tante altre malattie e comunque eh, si tende a tenere a vivere il, il dramma diciamo il problema nelle quattro mura domestiche mentre invece è molto importante eh, poter eh, uscire fuori perché il supporto che possiamo dare è, è veramente valido. E, da quando siamo nati noi nel 94 adesso eh, è stata fatta tanta strada, devo dire la verità, che c'è... Eh, Parecchi più contatti di quello che succedeva prima. Mm -hmm. eh, quindi un po' di lavoro si sì, cominciano a vedersi i frutti di, di questo Una lavoro rete. di diffusione, di formazione. Però, nonostante tutto, no, è abbastanza insufficiente eh, i risultati che stiamo ottenendo. Eh, ce la stiamo mettendo tutta sì, noi. C'è cioè, cioè, sicuramente una rete, eh, nel eh, senso sì. si sta cercando insomma, di anche rinforzarla, proprio, appunto, di prendere in carico il familiare che non è nel centro diurno, di dare supporto psicologico, sì, di fare stimolazione cognitiva nella fase desordio, eh, anche nella fase un po' più avanzata. Quindi, eh, no. Insomma, eh, l'opportunità c'è, lo ricordiamo, abbiamo visto sì. anche in sovraimpressione il numero di telefono, eh, fa riferimento all'associazione, eh, c'è anche l'attività del centro feordellissimo, ma ci sono tante sì, attività sul territorio che hanno proprio come obiettivo quello di sì. alleggerire anche questo carico e condividerlo e condividendolo comunque diventa anche più sì. leggero. Sì. No? Sì, no, intanto Bene. diamo l'appuntamento per l'appuntamento più vicino che è quello del caffè Alzheimer il secondo e il quarto sabato del mese chi lo desidera può rivolgersi al sabato. centro benedetto Acquarone e ci, sarà ci vediamo sabato se vogliono sì. <ride> sabato prossimo dalle 16 alle 18 ci sarà la possibilità tanto di gustare un caffè che comunque anche quello sì, sì. non guasta e poi di insomma, trascorrere qualche ora alleggeriti dal carico di dover accudire appunto un paziente benissimo Grazie, 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 grazie per essere stati grazie. con noi e ora andiamo a vedere invece le notizie economiche nella consueta rubrica del TG13 Sport e l'Economia. La domanda di iscrizione nell'elenco degli enti beneficiari del 5 per 1000 2016 dovrà essere presentata unicamente per via telematica entro il 9 maggio. Gli obblighi di effettuazione dell'iscrizione dovranno essere assolti anche dalle organizzazioni già presenti negli elenchi degli anni precedenti. Una volta completato il passaggio iscrizione, le tempistiche successive sono le seguenti. Entro il 14 maggio sarà la pubblicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'elenco degli enti che hanno effettuato l'iscrizione e tutti gli enti dovranno verificare di essere stati correttamente inseriti. Entro il 20 maggio gli enti potranno richiedere di rettificare gli eventuali errori di iscrizione, entro il 25 maggio ci sarà la pubblicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'elenco aggiornato degli enti del volontariato che hanno effettuato l'iscrizione e ciascun ente dovrà controllare che siano stati corretti gli eventuali errori precedentemente rettificati entro il 30 giugno infine il legale rappresentante dell'ente iscritto deve trasmettere con raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC alla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà unitamente alla fotocopia della carta d'identità alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore non rispettare il termine del 30 giugno e non allegare copia del documento di identità costituisce causa di decadenza dal beneficio si ricorda che gli enti devono trasmettere le dichiarazioni sostitutive alla direzione regionale dell'agenzia nel cui ambito si trova la propria sede legale. Si raccomanda di prestare particolare attenzione nell'iscrizione perché ogni anno esistono scelte dei contribuenti destinate ad enti che non hanno effettuato correttamente la propria iscrizione e che quindi vengono redistribuite tra tutti gli altri iscritti. Bene, grazie. Rientriamo in studio. Intanto diamo il benvenuto a Giuseppe Candido, consigliere delegato ai servizi tecnologici di Rapallo. Benvenuto, sì. buon pomeriggio. Tra poco parleremo di un'importante novità che è stata proprio presentata questa mattina a Rapallo, relativa ad una piattaforma che consente ai cittadini di segnalare eh, eventuali problematiche relative ai lavori pubblici. Ma ci faremo dettagliare meglio dal consigliere. Nel frattempo, però, vedo che a Sestri Levante si stanno animando i corsi di cultura e allora. Eh, eh, restituiamo nuovamente la linea Maurizio Garreffa che se non sbaglio si è seduto in cattedra, insomma oggi terrai tu il corso. Sì, abbiamo preso il posto dei relatori, così intanto che stavamo aspettando il collegamento, eh, anche per presentarvi alcune delle novità che probabilmente partiranno. A breve, chi lo sa, ci si sta lavorando, la presidentessa Alfisi ci, ce ne stava parlando. Un corso di lingua e slava. Di lingua slava, perché ehm, ci sono tante badanze slave, che cominciano a essere. E così come era stato per la lingua spagnola, eh, che abbiamo avuto. Eh, famiglie che sono venute per documentarsi e quindi questa è una e necessità. Vediamo un pochino, la persona di, per, per insegnare ce l'abbiamo già, l'abbiamo già trovata. Si tratta solo di coordinare e trovare sì, il tempo. Sì, 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 eh, ma, poi, ma perché noi parliamo e collaboriamo con tutti e quindi cerchiamo e troviamo poi tutte le soluzioni. Eh, poi vedremo con, con i consigli degli associati di impostare eh. un programma. Vedremo cosa succederà. Programma. Noi qui avevamo intanto l'elenco degli incontri di quest'anno. Ci sono stati dei momenti particolari che sono stati più interessanti, anche se è difficile fare una graduatoria. No, guardi, problemi no, particolari no. Io devo ringraziare in maniera particolare alcuni, alcuni relatori che eh, sono stati chiamati all'ultimo momento, perché sa come capita eh, chi lavora impegni di salute eccetera, però ecco se chiami il sostituto c'è sempre la persona intanto che ha professionalità, competenza eccetera, ma che non si tira indietro e che si mette, e che si mette anche così in, 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 a, a rischio, però sempre con belle figure. Ecco, allora, intanto diciamo che stanno arrivando le persone, che insomma il corso sta per iniziare, diciamo alle ore 16, e qui abbiamo la signora, come si chiama? Adriana. Buon pomeriggio, ed è, eh, diciamo, una delle prime iscritte di questo corso. Da sì. quanto tempo viene qua? Eh, mi, mi pare che la... 18 anni. La, 18 anni. La, sì, lei ha detto 18 anni, io l'ho deciso, non me lo ricordo, ma è stato fondato da due mie amiche, ex mm. colleghe, e ho detto, e tutti questi sì, anni che cosa le ha dato il partecipare a questi incontri? Mi ha dato la possibilità di, di stare con delle persone amiche, di ritrovare, di rinnovare un po' la cultura, perché io insegnavo eh, tante cose, le so, però sono in pensione da vent'anni e quindi rievocare, ricordare è sempre utile ho trascorso dei pomeriggi piacevoli insomma. e poi ogni anno c'è sempre qualcosa di nuovo quindi vale la pena tornare poi abbiamo cambiato anche la direttrice e quindi eh, sì ci sono state delle novità delle cose più eh, diverse e interessanti diciamo sì. che è anche un modo per incontrarsi per, per stringere ricreste, amicizia forse per stare insieme sì sì io adesso alle gite non partecipo più ma insomma qualcuno l'ha fatta Beh. Bene, grazie signora Adriana la lasciamo eh, sedersi e ci ritroviamo magari per un saluto finale tra poco, a te Cristina Bene, grazie, eh, rientriamo in studio ora, come hai detto, parliamo di Rapallo, insieme a Giuseppe Candido che è il consigliere delegato ai servizi tecnologici del Comune proprio questa mattina è stata illustrata un'importante novità, di che cosa si tratta? Allora, questa, da questa mattina abbiamo Attivato in maniera ufficiale, quindi pubblica attraverso il nostro sito, una pagina dedicata ad una piattaforma eh, nella quale i cittadini possono eh, inviare le eh, segnalazioni eh, relative a eventuali problematiche sul territorio comunale. In questo senso mi riferisco a tutti quelli che poi sono i servizi che fanno parte del patrimonio del comune e che quindi rientrano nell'ambito della gestione poi dei servizi eh, tecnici che nel caso del comune di Rappallo è in capo alla ripartizione terza. Quindi tutte queste segnalazioni eh, vengono ehm, inviate e dal momento che eh, il sistema le recepisce vengono tracciate, quindi vengono proprio caricate All'interno di questa piattaforma, eh, e da quel momento viene tracciato tutto il flusso eh, di questa segnalazione, dalla presa in carico da parte dell'ufficio eh, sino a tutte le varie fasi per la, per la gestione dell'intervento e la chiusura poi chiaramente dell'intervento laddove è possibile, perché poi è chiaro ecco. che le segnalazioni vi succede quindi attraverso essere... il sito internet segnalazioni.comune.rapallo.g.it? Esatto. Attraverso questa, questo indirizzo? Questo è l'indirizzo, però. Eh, diciamo che già da, da domani eh, nella pagina nella home page del, del sito del comune di, di Rappallo, quella che stavamo eh, vedendo prima, ci sarà un banner, un canale dedicato che rimanderà, come stiamo ora vedendo altri servizi che abbiamo attivato certo. recentemente, tra cui appunto anche il servizio di pagamento online delle, delle multe dei verbali della Polizia Municipale, si sarà eh, inviati e eh, reindirizzati direttamente a questa pagina dalla quale poi partirà tutto il procedimento che è molto snello. Ecco, cosa molto importante, i passaggi sono veramente banali, eh, quindi basta inserire nome e cognome, un indirizzo mail di riferimento perché comunque l'ufficio potrebbe avere la necessità di chiedere eh, degli, delle specifiche magari più chiare sul tipo di problema e, ecco, lo, lo stiamo vedendo in questo momento, da, ehm, non occorre fare nient'altro. Nient è chiaro che... Eh... Uno potrebbe anche approfittarsene con un nome di fantasia e magari dare la segnalazione di qualcosa che non funziona in realtà, che in realtà non esiste. Esatto, da questo punto di vista eh, diciamo che eh, l'amministrazione comunque la scelta è quella di partire dal, eh, intanto dal buon senso, dalla fiducia, dalla fiducia <ride> e dal senso civico dei nostri eh, concittadini. Quindi abbiamo eh, puntato più che altro a rendere l'accesso molto snello e immediato proprio perché riteniamo che eh, si voglia attivare un rapporto sempre più diretto e sempre più stretto, ufficiale, perché... Eh, è chiaro che poi esistono ormai oggi con i social esistono eh, varie pagine parallele certo. dove magari ci sono segnalazioni, moguni e, e quant'altro esatto, <ride> che vanno bene, ci mancherebbe, anzi certo. fanno parte ed è giusto eh, di questo nuovo mondo che offre i media, i social e soprattutto, però è anche vero che eh, ecco, ci tengo a sottolinearlo ed è qui che parte un po' il discorso del senso civico, questo è uno strumento di lavoro. Questo è uno strumento che istituzionale. è istituzionale, un vero e proprio strumento istituzionale, lo strumento di riferimento di tutta una serie di eh, settori del nostro ente, e quindi è chiaro che eh, non è un, tra virgolette, un gioco, ma bensì diventa veramente eh, un punto di riferimento dal quale partono tutta una serie poi di attività operative. Ma soprattutto, ecco, cosa molto importante: ora noi stiamo visualizzando tutta una serie di cose che sono legate al cosiddetto diciamo, front end del, del, di questo sistema, quindi quello che vedono i cittadini, ma dietro a tutto ciò c'è un, un, diciamo Tutta un database strutturato eh, che ci permette anche di arrivare a comprendere statisticamente quanti interventi abbiamo aperti, come sono stati gestiti certo. gli interventi, in che tempistiche. Ecco, questo ritengo che sia molto un aspetto importante. molto importante per razionalizzare ed efficientare sempre di più quelle che sono anche le risorse umane. Che tipo di segnalazione eh, vi può mandare il cittadino? Nel senso, voi avete detto in maniera abbastanza generica sui lavori pubblici, ma non so, dal tombino rotto a magari la, lo smottamento franoso piuttosto Manche, che... Magari... Anche la semplice, il semplice mancanza punto, luce, punto luce dell'illuminazione pubblica non funzionante che quindi richiede un intervento perché magari in aree, più, diciamo, in aree frazionali chiaramente può creare anche dei rischi. E dei, dei pericoli, quindi eh, si va veramente da. Eh, ma ecco poi cosa molto importante: lo, lo vediamo appunto anche in queste immagini. Eh, qui eh, mh, si arriva a tutto: la pubblica illuminazione, le scuole, cioè questo deve, diventa il punto di riferimento per tutte le segnalazioni che riguardano beni del patrimonio, del patrimonio comunale. Quindi anche le scuole, anche ecco qui ad esempio c'è una scuola materna che ha fatto una segnalazione. Come potete vedere, ci sono tutti i riferimenti anche delle persone che prendono in carico eh, a livello diciamo, interno della struttura interna la, questo, questo lavoro, questa attività. Quindi è diciamo, una forma di estrema trasparenza dove chiaramente l'amministrazione ha fatto una scelta e tra virgolette eh, ci ha messo la faccia perché è chiaramente una scelta eh, direi abbastanza importante e anche comunque mh, di, di, di rilievo. Ma al tempo stesso anche la struttura all'interno diventa ancora maggiormente responsabilizzata. Ma è ovvio che lo sia già e anche ad alti livelli. Ma questo diventa uno strumento veramente oggettivo. Ecco, non, non si va certo. più solo a sensazione, ma ci sono dei dati chiari e univoci che permettono di ricostruire le cose. L'importante è specificare la via, nel caso si trattasse di una via, il, il tipo di guasto. E il... Abbiamo infatti proprio per questo motivo così, eh, scelto questa piattaforma, ne abbiamo valutate varie, questa piattaforma perché si integra perfettamente intanto con la struttura eh, del nostro sito istituzionale e poi perché utilizza delle mappe che sono veramente molto semplici, molto rapide, eh, si riesce facilmente zoomando con i classici così, diciamo, strumenti che si utilizzano sia attraverso i PC, ecco cosa molto importante, utilizzabile anche via tablet, smartphone, quindi è proprio il la massimo persona. della sì. del portata di mano, sì. e possono essere caricate anche nella segnalazione eventuali fotografie, quindi la possibilità di dare proprio un vero e proprio punto di riferimento per facilitare poi l'intervento anche da parte, da parte della, della struttura eh, interna. Ad oggi l'abbiamo comunque sperimentata già in questi tre mesi, eh, ci stiamo lavorando da un po' di tempo. Tempo, sono stati fatti anche tutta una serie di aggiustamenti, eh, abbiamo già attivato circa, sono già attive circa poco meno di 600 segnalazioni, quindi abbiamo già un po' di storia e abbiamo tracciato un po' di quello che così deve essere il funzionamento di questa, di questa applicazione. Ed è per questo che, ripeto, la, la riteniamo eh, da oggi ufficialmente aperta e soprattutto il nostro strumento più importante, dove, ecco cosa direi utile da segnalare, andremo anche... A caricare, visto che Rapallo ha questa grande opportunità di avere circa eh, prossimamente aperti 23 cantieri, perché è riuscito a sbloccare eh, quasi 12 milioni di euro di risorse, anche, andremo a segnalare anche tutti quelli che sono i cantieri che andiamo a aprire, quindi eventuali possibili disagi che ci modo, saranno sì, perché è reciproco c'è una reciprocità, voi eh, segnalate ai cittadini i possibili disagi e loro vi segnalano quelli il, magari imprevisti, diciamo i il, imprevisti. esatto l'aspetto tra virgolette negativo dei 12 milioni è che chiaro abbiamo poco tempo per effettuare questi lavori e quindi non è che possiamo aspettare eh, il momento migliore stagione, non stagione, devono partire e anzi proprio eh, nei giorni scorsi abbiamo completato ci sono voluti quasi due mesi, abbiamo completato tutto l'iter delle varie gare, e quindi abbiamo, sono stati aggiudicati tutti i lavori e ripeto partiranno circa 23 cantieri eh, di cui mh, uno anche molto importante che è quello che riguarda la pedonale tra Rapallo e Santa Margherita sulla cosiddetta certo. eh, pagana, quindi è un'opera veramente direi storica. Ecco. Bene, allora grazie, grazie Giuseppe Prego. Candido che ci ha illustrato questa importante novità. Da domani probabilmente proprio anche accedendo semplicemente al sito del comune ci sarà un banner che richiama queste. Eh, possibilità di segnalare eventuali eh, disservizi o eventuali problematiche al comune, lo ricordiamo, lo ribadiamo, eh, la segnalazione poi viene presa a carico proprio da chi eh, deve poi porre rimedio a questa situazione, per cui c'è anche un, un intervento più tempestivo, se vogliamo. Sì, sì, esatto. Grazie, grazie dico, per essere stato con noi. Allora, andiamo a salutare eh, anche in esterna il nostro Maurizio Garreffa, sta per iniziare la lezione, quindi Maurizio a te la linea per un saluto conclusivo. Sì, grazie. Allora la sala si sta riempiendo. Intanto possiamo presentarvi la relatrice di oggi di cui abbiamo parlato, eh, dottoressa Eugenia eh, Gueglio, che insegna al Natta di Sesti Levante e che parlerà oggi della scrittrice Isabella Allende. In particolar modo, quali caratteristiche metterà in luce? Ma, eh, oggi presenterò il libro, il romanzo d'Amore d'Ombra, cercando di recuperare un percorso eh, sentimentale all'interno di questo romanzo e cercando di fare un confronto anche con il precedente analizzato eh, qualche mese fa Paola, quindi le, le similitudini e le, le diverse interpretazioni sul sentimento dell'amore che è un po' il filo conduttore di tutta l'opera di questa autrice. Hai scelto una scrittrice abbastanza tosta ecco, in questo panorama di lezioni. Sì, insieme ad alcune colleghe del NATA quest'anno abbiamo cercato di fare un percorso sulla letteratura femminile proprio per individuare dei punti comuni e soprattutto delle problematiche che ancora oggi possono trovare un loro riscontro e un loro desiderio di analisi. Bene, grazie. Allora, buona lezione. Prima di concludere, vi presentiamo, sempre nell'ambito delle collaborazioni con le associazioni di cui abbiamo parlato prima, Paola Gasparini. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Parte dell'associazione? Il Leudo di Sestri Levante, il nostro presidente Enrico Canale. Certo, bene, voi avete già un elenco di iniziative che stanno per partire, la prima quando sarà e di cosa si tratta? Sì, è una serie di incontri interessanti e il primo sarà il 21 di aprile, il prossimo corrente, mese, e col professor Bampi della compagna di Genova che ci farà una bella conferenza sui costumi, le tradizioni locali, sempre in rispetto della nostra tradizione insomma. È importante questa sinergia con le associazioni locali, non solo di Sestri ma anche del territorio? Assolutamente sì, e penso che sia il motivo fondamentale che ci, ci porta a lavorare insieme in sinergia proprio per avere un risultato. Finale ottimo, ottimale per tutti quanti. Insomma, interessante. Bene, grazie. Allora, siamo in conclusione. Ringrazio ancora per averci ospitato, per averci grazie spiegato a voi, tutto, signora Franca a voi Alfisi. Grazie, venuti, Grazie, grazie. È tutto eh, pronto per la lezione? Esatto. Le persone stanno esatto. arrivando. Ecco che arriva arri arrivano i più anziani del. del... i primi iscritti. I, <ride> sì, proprio veramente <ride> sono la sì, sì, certo. nostra gloria. Grazie, grazie signora Alfisi. Di... Grazie, signor Barisone, che abbiamo sentito prima. La linea può tornare allo studio. A te, Cristina. E noi estendiamo il nostro grazie anche a Maurizio Garrefe e a Cristian Vogni in esterna per questo approfondimento che oggi è arrivato da Sestri Levante. Ci spostiamo ora a Genova perché come già annunciato dal 15 al 18 di settembre ci sarà il congresso eucaristico e ormai è stato definito il programma di queste giornate, ce lo riassume Francesca Di Palma nel servizio. Il programma del Congresso Eucaristico Nazionale che sarà ospitato a Genova dal 15 al 18 settembre è ormai ufficiale ed è stato reso noto. Ogni giornata è stata definita nel dettaglio. Il programma è pubblicato a modo di manifesto a pagina 24 del cittadino numero 13 affinché ogni parrocchia e associazione lo possa affiggere. Sono in preparazione per essere poi distribuiti anche i manifesti con la riproduzione del programma dettagliato. Ma vediamo allora come si articoleranno le quattro giornate del congresso eucaristico. Giovedì 15 settembre il congresso prende avvio in ogni diocesi d'Italia. A Genova è previsto in giornata l'arrivo dei delegati. Alle 20.30 in piazza Matteotti la messa di inizio, qui segue la processione eucaristica in San Lorenzo e la benedizione. A partire dalle 23, nella chiesa di San Matteo ci sarà l'adorazione eucaristica per tutta la notte, fino alle 8 del mattino successivo. L'adorazione eucaristica si ripeterà sempre in San Matteo anche per le due notti seguenti. Nella giornata di venerdì 16 settembre emergerà il legame con l'anno santo. In ogni diocesi si compiranno alcune opere di carità. A Genova in mattinata alcune delegazioni si regheranno presso 25 luoghi di misericordia. Il pomeriggio in alcune chiese cittadine è in programma la celebrazione penitenziale, mentre in serata il Teatro Carlo Felice offrirà un concerto alle delegazioni. La mattinata di sabato 17 settembre è dedicata a una serie di percorsi storico-religiosi offerti ai delegati. Nel pomeriggio nelle chiese del centro ci saranno le catechesi svolte dai vescovi partecipanti. Alle 17, uno dei momenti più simbolici, con l'adorazione solenne al Porto Antico, cui farà seguito la processione eucaristica alla Cattedrale. Vi prenderanno parte anche i vescovi italiani, che insieme ai fedeli varcheranno la Porta Santa di San Lorenzo. Domenica 18 settembre, giornata conclusiva, alle 9 partirà la processione delle confraternite liguri con le bande musicali, dalla chiesa di Santa Maria dei Servi fino a Piazzale Kennedy, dove alle 10 viene celebrata la messa conclusiva. La chiesa genovese è invitata a partecipare a tutti i momenti, insieme ai delegati delle diocesi italiane. Questo e altri servizi potrete seguire nella rubrica Noi Chiesa Genova in onda questa sera, come sempre su Telepace 3 al canale 115, oltre eh, a essere riepilogati anche sul numero 13 del Cittadino che è eh, uscito appunto questa settimana. Il programma del congresso eucaristico viene proprio richiamato in prima pagina, accanto le sfide della famiglia, l'esortazione apostolica a Moris Letizia eh, che sarà resa ufficiale domani, l'esortazione apostolica del Paese. Papa e sabato 8 aprile il documento eh, post-sinodale di Papa Francesco sarà oggetto appunto di ulteriore approfondimento e eh, si pone così, eh, diciamo così eh, a compimento, va a compimento il lavoro sinodale compiuto dai padri sinodali nel Sinodo eh, della Famiglia. E ancora sulla prima pagina del Cittadino troviamo anche un richiamo al giubileo delle confraternite e dei vicariati di Ponte X, Mignanego e Gavi che è stato appunto celebrato. Queste alcune notizie del cittadino, noi per il momento abbiamo concluso, ci rivediamo come sempre domani, venerdì, per la puntata conclusiva di questa settimana del nostro buon pomeriggio. Grazie a tutti dell'attenzione e buon proseguimento di giornata.